Un accorato appello ci arriva dall'assessore all'attività produttiva al comune di Agrigento, Francesco Picarella, ad effettuare la scelta per i propri consumi, gli ultimi dell'anno, e negozi di vicinato, visto che si è passati in zona arancione. Un fattivo contributo, sostiene l'assessore Picarella, va dato ai commercianti affinché possano chiudere l'anno in modo propositivo. Così facendo, continua l'assessore, diamo una mano di aiuto al commercio della nostra città, scongiurandone eventuali chiusure. Materialmente da oggi e per 3 giorni prima di Capodanno siamo tornati in zona arancione e il mio appello è rivolto a tutte quelle persone che se devono fare acquisti che lo facciano in modo responsabile e soprattutto che lo possano fare nei negozi di abbigliamento e del commercio in genere della città di Agrigento. Naturalmente è stato un anno molto molto travagliato. Chiudere i bilanci delle aziende naturalmente è diventato altrettanto complicato e quindi da qui nasce l'appello in questi ultimi giorni dell'anno a fare gli acquisti e se c'è necessità appunto dalle famiglie agrigentine di fare acquisti che si dedicano a farli solo ed esclusivamente nelle aziende agrigentine e magari evitare l'online. Siamo in un momento appunto molto molto complicato, purtroppo a fine anno tante aziende chiuderanno e quindi chiudere i bilanci di quelle aziende che invece resistono è un'attività fondamentale per far sì che l'economia di questa città continui a respirare. Natale è passato, un consuntivo della Natale solidale che lei insieme all'assessore Bullo avete lanciato, che tipo di risposta c'è stata? Una bellissima risposta e qui va il mio ringraziamento personale e quello dell'amministrazione comunale, innanzitutto a tutti quei cittadini che hanno lasciato dei doni per questi bambini in difficoltà, di questi bambini di famiglia in difficoltà di Agrigento e ringrazio altrettanto le attività commerciali delle cartolerie, librerie e negozi di giocattoli che hanno aderito all'iniziativa che ci hanno aiutato appunto nel raccogliere questi giocattoli da donare, un modo come un altro per da una parte incentivare i consumi di queste aziende, ma dall'altro fare qualcosa di solidale per le persone e gli abitanti della città.